Ciao, sono Giuditta e mo vi spiego. Buongiorno a tutti ragazzi, dunque sì, lo so, cambio location molto spesso, ma non fa niente, l'importante è che ci sia io a spiegarvi. Dunque, ho visto il mostro della cripta. Mi è piaciuto molto, anche se all'inizio non avevo capito il genere. E quindi per tipo il primo quarto d'ora ho detto che schifo. Dunque dico che mi aveva fatto un po' schifo semplicemente perché non mi ero informata e quindi non sapevo si trattasse di un horror comedy. Ecco, e infatti in questo mo' vi spiego, ho intenzione di spiegarvi proprio, diciamo, che cos'è un horror comedy, che genere è l'horror comedy, da cosa è composto, come nasce, eccetera, cioè tutti questi bei particolari. Parlando comunque un attimo del mostro della cripta, allora io penso che a tratti sia veramente geniale, perché ha quella comicità che diciamo è una comicità demenziale e che se fatta bene è veramente geniale. Devo dire che appunto non sapendo che fosse una commedia, all'inizio c'erano tipo, cioè, i dialoghi erano qualcosa di aberrante, oserei dire, anche la recitazione. Mi sembrava di essere in una copia di The Lady, per farvi capire. Però, appunto, questo qua, il mostro della cripta, è fatto apposta, quindi tanto di cappello, direi. Dunque, che cos'è un horror comedy? Come si può capire dalla parola stessa, è un insieme di due generi, quindi horror e commedia. C'è da dire che è una commedia solitamente molto ironica, demenziale molto spesso, e la tipologia di horror che prende in considerazione sicuramente non è un horror psicologico, ma lo splatter. E qua, tra l'altro, vi chiederete perché proprio lo splatter? Così a caso no, c'è un motivo. Solitamente appunto si usa lo splatter, quindi questo sottogenere dell'horror, proprio perché con lo splatter si può esagerare, cioè si può, diciamo, marcare ancora di più la componente del, non so, del sangue, dello schifo, di tutte le robe che escono da un corpo, ecco. Cose che magari scientificamente parlando non sono così, ma molto probabilmente, ecco, non accadrebbe questo durante lo sventramento di un corpo. Comunque, e questo perché se si esagera con l'uccisione o con qualsiasi cosa, l'esagerazione porta sempre alla risata, no? Alla commedia. E tra l'altro vi rimando al mio mo' vi spiego di Io sono nessuno, perché lì parlavo appunto proprio di questa caratteristica. Quindi è vero che lo splatter è fondamentale, soprattutto adesso, è l'elemento imprescindibile praticamente di qualsiasi horror comedy, ma c'è anche da dire che in realtà i primi horror comedy sono nati proprio dalla commedia zombie. Infatti, da quando è nata la commedia zombie è nato anche l'horror comedy, era insomma legato insieme. Poi negli anni chiaramente si è sviluppato, ha trovato nuove caratteristiche, trovato nuovi temi, ecco, non solamente quelli degli zombie, vedete appunto il mostro della cripta, però le sue origini sono date sicuramente dalla commedia zombie. La cosa veramente intelligente di Il mostro della cripta è l'ambientazione anche, perché è ambientato negli anni 80 e questo chiaramente non a caso, ma proprio perché la maggior parte dei film horror comedy sono stati prodotti negli anni 80, cioè in realtà la loro origine è datata nel secondo dopoguerra. Però si sono sviluppati ampiamente negli anni 80. Ad esempio, uno dei suoi capostipiti in assoluto è il regista Peter Jackson con Gli schizzacervelli o Fuori di testa. Ad esempio, sempre appunto negli anni 80. E la cosa bellissima appunto del Mostro della Cripta è che sia una sorta di film metacinematografico che inserisce un'ambientazione anni 80 proprio per incarnare in sé lo stereotipo dell'horror comedy, cioè un film degli anni 80. Se però poi ci spostiamo appunto, diciamo, nel cinema contemporaneo, all'interno del cinema contemporaneo, abbiamo comunque un sacco di horror comedy ancora in continua evoluzione, ecco, diciamo. Zombieland, ad esempio, è proprio un esempio classico di horror comedy che cult, tra l'altro, che riprende l'horror comedy proprio dell'inizio, come vi ho detto, appunto, la commedia zombie. E Zombieland è proprio il prototipo. È lì, ecco.
Se poi mi doveste chiedere, così anche se non lo farete, ma vi rispondo lo stesso, il mio comedy horror preferito, il mio film comedy horror preferito, io vi risponderei Quella casa nel bosco, che secondo me è davvero geniale a questo punto, perché c'è una sorta di ironia o comunque una commedia che non è neanche così marcata in realtà. Cioè la parte di commedia secondo me è più il fatto di prendere in giro proprio il genere horror in generale. Poi ci sono anche determinate scene che fanno un po' ridere, però non entro nel merito per non fare spoiler. E mischia appunto l'horror perché ci sono tutti i cliché dell'horror, tutte le sfumature di horror, dai mostri ai personaggi, le caratteristiche dei personaggi, le cose che accadono, tutto lo svolgimento, tutto quanto. E secondo me è veramente geniale quel film. Tornando quindi invece, facciamo avanti e indietro. Tornando invece indietro al mostro della cripta, è una commedia appunto, come ho detto all'inizio, demenziale praticamente, cioè c'è una, appunto, dal punto di vista comico è demenziale. Se siete amanti della commedia demenziale vi prego andatelo a vedere perché vi sganasciate da ridere sicuramente. E nulla, insomma, io in questo Movie Spiego ho cercato di farvi capire un po' come è nato il genere dell'horror comedy, come si è sviluppato, che cos'è, con qualche esempio. Se però avete qualche dubbio, mi raccomando, scrivetemelo nei commenti. Andate al cinema a vedere Il mostro della cripta e noi ci rivediamo settimana prossima con un nuovo Movie Spiego.